Pinuccio, ben arrivato a Vieste, al Libro Possibile, oggi la serata inaugurale. Intanto, come ha trovato questa città? Vabbè, Vieste è una città che conosco, insomma, la trovi sempre bella, ma credo sia scontato anche dirlo. Il libro come va? Il libro va bene, quest'estate per fortuna abbiamo avuto questa parentesi in cui si sono potute fare presentazioni in attesa di quello che accade tra breve. Questa iniziativa come la trova? Beh, vabbè, questa credo che ormai sia diventata l'iniziativa forse una delle più importanti, se no la più importante sicuramente estiva come rassegna, e anche questo doppio appuntamento lo trovo molto interessante per coprire, insomma, tutta la regione. Una Puglia che non bada solo al mare e alle vacanze, ma anche alla cultura. Sì, che bada alla cultura, per sfortuna e fortuna, con iniziative private, perché poi, insomma, le iniziative invece amministrative dal livello regionale, insomma, sono ben poca cosa. E quindi per fortuna ci sono questi missionari della cultura, perché altrimenti in mano alla politica credo che, insomma, saremmo solo mare e sole. A proposito delle vaccinazioni, di chi non si vuole ancora vaccinare, Green Pass per andare in vacanza, qual è il suo pensiero? Ma il mio pensiero è che io mi sono vaccinato, un Novax mi ha detto che morirò fra 5 anni perché mi sono fatto il vaccino, quindi io ho detto lasciatemi libero 5 anni, poi una volta che moriamo tutti vaccinati uscite voi. Quindi il messaggio che da Vieste parte per voce di Pinuccio? Io mi sono vaccinato anche perché voglio bene agli altri, non solo a me stesso, quindi se volete bene agli altri fatelo. Il Green Pass invece? Sono d'accordo, cioè io voglio andare, cioè mi sono fatto un vaccino, mo posso uscire al ristorante, alla passeggiata, cioè scusate se l'ho detto in francese, però l'ho fatto, quindi credo che devo avere le possibilità di fare quello che voglio fare perché vaccinato.